Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Come vedete oggi vi parlo da un altro luogo che non è Strona, siamo a Camandona. Sono di fronte alla nostra chiesa parrocchiale e da qui voglio annunciarvi il Vangelo. Secondo Marco, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni, si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, e fatta un'apertura calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella. Sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato un nuovo episodio nel Vangelo di Marco, in questo nuovo capitolo secondo. Riassumiamo proprio questa identità dell'evangelista come colui che descrive dei fatti grandi, dei fatti e delle parole di Gesù. Quindi in Marco troviamo uno stile asciutto, descrittivo, ma soprattutto che dimostra che Gesù è il Figlio di Dio. Dimostra che in Gesù c'è qualcosa di diverso dalle altre personalità, dagli altri maestri, dagli altri rabbì al tempo di Israele. Ecco che oggi lo troviamo sempre a contatto con la gente. Quindi non è nel Tempio, è in una casa. La gente accorre a Lui perché sono attirati dalla Sua parola e accade che ci sono 4 amici di un uomo che è paralitico. 4 amici che decidono di portarlo a Gesù. Decidono di fare un passo verso Gesù per il loro amico paralizzato. Scoperchiano il tetto, sicuramente non sarà stato uno dei nostri tetti, ecco, col cemento e tutto, sarà stato di paglia o qualcosa comunque facilmente apribile. Però loro sono così, da un lato potremmo dire disperati, o hanno questa urgenza, questa necessità. Amano così tanto il loro amico, questa persona paralitica, e credono così tanto che questo Gesù di Nazareth può liberarlo, risanarlo, salvarlo, che scoperchiano il tetto. È qualcosa di grande, qualcosa che dovrebbe toccare il nostro cuore, perché anche noi, fratelli e sorelle, in qualche modo siamo amici di persone che hanno bisogno. Non solo siamo bisognosi, ma anche siamo amici di persone che hanno bisogno di Gesù. E questi hanno fatto di tutto, fino al punto di scoperchiare il tetto per calare
il paralitico, lì di fronte a Gesù di Nazaret. Ecco che Gesù quindi innanzitutto vede una fede, la fede di questi amici. Quanto è importante quindi la preghiera di intercessione, ma non solo mia, nostra come comunità, anche la tua preghiera, perché Gesù ascolta l'amico. Quindi è bello quando voi ci scrivete intenzioni e noi ogni giorno le scriviamo come fogliettini, il nostro cesto di intercessione, ma anche tu sei parte di questo progetto nel Padre. Anche tu, carissimo fratello, cara sorella, hai il dovere di portare a Gesù i bisognosi, quelli che ami, quelli che hai nel tuo cuore. Ecco che avviene che Gesù vede questo paralitico, questi quattro amici che lo calano dal tetto, avviene la disputa, se lo guarisce o non lo guarisce, gli dice ti sono perdonati i peccati, insomma ci sono un po' di cose che accadono all'interno. Quello che a noi interessa oggi non è tanto il dibattito su Gesù, se può, non può, perché lo fa, chi è costui, a noi interessa una cosa, che Gesù, figlio di Dio, il nostro amico, di fronte a questa necessità, di fronte a questa malattia, una paralisi in quest'uomo, lui dona la salvezza. Ecco, il Vangelo secondo Marco è un Vangelo cherigmatico dove si vede che Gesù vuole la salvezza per tutti noi. In questo caso per il paralitico non voleva solo la salvezza fisica, ma anche quella morale, spirituale. Tanto che gli dice, figlio ti sono perdonati i peccati. Pensate che bello. A Gesù interessa liberarci, liberare il nostro cuore. E chi avrebbe pensato che questo paralitico aveva bisogno di essere perdonato? Gesù prima ha guardato al cuore, non ha guardato all'apparenza, che non poteva muoversi. Ha detto, io ti perdono. Io ti lavo, io ti purifico, io ti libero. E poi ha guardato il suo corpo, dicendo, alzati e cammina. Ecco, Gesù è questo per noi. Il Gesù dell'Evangelista Marco è un Gesù che viene, è un Gesù che non aspetta, che non ritarda, che anche oggi è vivo nella nostra vita e vuole risanarci, risanarti. Prima il tuo cuore, la tua anima, quello che hai bisogno, ti vuole liberare e donare anche la salute. Per questo gli diciamo grazie Signore Gesù, grazie perché anche oggi vieni, bussi alla porta della mia casa, del mio cuore per risanarmi. Io riconosco di avere bisogno di te, riconosco di avere bisogno del tuo intervento nella mia vita. Libera il mio cuore, libera la mia mente. Liberami da ogni oppressione, liberami dai miei peccati, dalle mie mancanze, liberami dalle mie malattie. Io ti affido tutta la mia vita affinché tu possa venire, entrare in me, custodirmi, guarirmi, liberarmi, perché io possa rendere grazie a te, gloria a te. E ti chiedo anche di usarmi, Signore, come questi quattro amici per coloro che hanno bisogno, affinché io te li presenti in preghiera, io li possa evangelizzare e portare a te. A te, o Signore, sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lasciamoci toccare da Gesù, guarire da Lui, nel corpo, nel cuore e nell'anima. E che il Signore vi renda evangelizzatori, che sappiate sempre portare i vostri amici a Gesù, che Lui li guarisce, ci pensa Lui. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto da Camandona. A presto, ciao. Ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco Signore.
io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore,